L'internazionalizzazione è diventata ormai una necessità per le medie imprese, per aprirsi al futuro. Noi racconteremo una di queste storie con Core, che è una società di consulenza che accompagna gli imprenditori italiani in Polonia, al mercato polacco. E ha sede a Varsavia. Incontreremo il fondatore Donato Di Giglio. Sono partito nell'88 quando ho lasciato un lavoro statale per andare a lavorare a Milano, Compagnia delle Opere. Dopo 3 anni c'è stato un upgrade del rischio, nel senso che abbiamo deciso, per una serie di rapporti nati in quei 3 anni, ci è stata fatta la proposta di andare all'estero e abbiamo deciso di andare in Polonia con la famiglia. Quindi nel 91 c'è stata questa proposta e nel marzo del 92 io sono partito per Varsavia la prima volta. Semplicemente io sono un tipo, nonostante non sembri abbastanza irrequieto dentro, quindi già il primo rischio e poi il secondo erano dettati dal desiderio di crescere, di fare qualcosa di positivo, di utile, che mi colpisse, che potesse essere utile per me e per la mia famiglia. Le persone che hanno proposto questa cosa erano persone affidabili, persone di cui io mi fidavo e mi fido ancora, e quindi sulla base di questo abbiamo fatto una valutazione familiare che poteva essere una cosa opportuna, quindi non una strategia ragionata, ma semplicemente una strategia, tra virgolette, basata sul rapporto personale con alcune persone che mi hanno fatto da guida in quel periodo e che alcune delle quali continuano ancora adesso a essere un punto di riferimento. Con mio figlio abbiamo iniziato un pourparler da qualche mese su questo tema dell'eventuale entrata in azienda e quindi spostamento del suo baricentro da Milano a Varsavia. Con il figlio del mio socio abbiamo iniziato un percorso 2 mesi fa, un percorso operativo, entrata in azienda. Il dover cedere qualcosa che tu hai costruito è sempre difficile. E quindi questo rischio esiste. È evidente che però se uno si attiene alle circostanze della realtà e ai fattori che la realtà non si può comunque non fare un passo indietro, un passo di umiltà che secondo me è un passo di ragionevolezza. Il rischio lo devono prendere in mano e gestire personalmente, non può essere un rischio immediato, non ci può essere un paravento sul rischio, se no non sarebbe un rischio. Del rapporto con la famiglia, sicuramente una vita di questo tipo, a parte i primi 5 anni, 4 anni e mezzo che abbiamo condiviso insieme a Varsavia con i primi 2, perché avevamo solo i primi 2 figli, certamente è stata una bella sfida e ha portato via il tempo che normalmente un genitore dedica ai suoi figli quando crescono. Non avevo molta coscienza di quello che stavo facendo, ero talmente immerso nella meccanicità nella meccanicità del lavoro, tra virgolette, nella necessità di rispondere a questa o quella necessità del cliente, che spesso veniva meno o non era chiara la coscienza del perché stavo facendo certe cose. Negli ultimi anni, grazie appunto agli amici che ricordavo all'inizio, questa coscienza è sempre diventata più chiara. Adesso io devo dire che francamente la mia possiamo definire come quella di tanti imprenditori anche più bravi di me, anzi sicuramente molto più bravi di me, è un'avventura umana. Questo è quello che mi interessa.